Buongiorno. Bene. Oggi andremo a preparare una bella lasagna verde, broccoli e salsiccia. Quindi cominciamo. Abbiamo messo già l'acqua a bollire per cuocere la nostra pasta. Il broccolo l'abbiamo già lessato. Eccolo qua. Il broccolo verde romanesco. L'abbiamo già lessato. Tutte le roselline, le cimette. Ciao Salvatore. Abbiamo preparato la besciamella, molto lenta, morbida. La pasta verde ce l'abbiamo, la andremo a stendere. Abbiamo grattugiato della provola. Ciao Gio, buongiorno! La provola affumicata l'abbiamo grattugiata. Poi abbiamo formaggi misti grattugiati. Eccoli qua. Ciao Salvatore! E possiamo cominciare. Bene, le nostre salsicce, eccole, i broccoli ce li abbiamo lì. Cominciamo con accendere i nostri fuochi. Facciamo scaldare le padelle. Cominciamo con la salsiccia. Mettiamo un pochino d'olio, la nostra padellina. No, poi mi comprerò una macchina enorme. Tritiamo un pochino di cipolla. La nostra cipolla l'abbiamo tritata. Perfetto. Rimettiamo in padella. Via. Cucchiarellina. Salsicce, le nostre salsiccette, le spegniamo, potete prendere anche della pasta di salsiccia, va benissimo. Ecco fatto. Ok, perfetto. Li tagliamo a pezzetti, li facciamo aprire per bene. Ok. E le mettiamo con la nostra bella nella nostra padellina. Scusate, non mi vedete, avete ragione. Eccomi, lo sposto la telecamera, così vediamo meglio. Ecco qua. Ecco qui. Abbiamo messo la cipolla, abbiamo tagliato la cipolla, abbiamo messo un pochino d'olio, tagliato le nostre belle salsiccette. Le facciamo rosolare per benino, poi metteremo un pochino di vino bianco. Ciao Laisa, tutto bene? Ti diverti? Ti faccio un po' di compagnia? Ok. Prepariamo l'altra padellina con un pochino d'olio. Aglio, peperoncino e metteremo e faremo rosolare bene i nostri broccoli. Intanto la salsiccia va, lasciatelo in terra l'aglio così poi dopo lo potete togliere. Ecco qui. A posto. Mettiamo un pochino di peperoncino nei broccoli.
ok? Poi metteremo un po' di bianco nella nostra salsiccia. Perfetto. Vedete come siamo veloci? Per forza. Devo andare a lavorare. Ecco qua. Un po' di vino bianco. E facciamo cuocere. Benissimo. Ok, ci siamo, eh? Bene, stiamo procedendo con la cottura dei nostri ingredienti. Adesso mettiamo anche i broccoli. Questo andrà avanti, si dovrà rosolare per benino. Ok. Iniziamo, eh. Adesso andremo a stendere la nostra pasta. Intanto questi continuano con la cottura. Ci spostiamo un attimo solo che ci stiamo spostando. Ecco qui, postazione per la nostra pasta. Ok, bene. Benissimo, ci siamo spostati. Un attimo che... Oh, eccoci qui. Bene. E intanto procediamo con la nostra pasta che abbiamo già preparato. Anche un po' di farina di grano duro per stenderla. I broccoli, questo è pronto, pronto per essere perfetto. Ecco qua. E qui abbiamo messo anche i broccoli a rosolare, eh? Mettiamo un po' di sale. La salsiccia sta cuocendo, un po' di sale nell'acqua per cuocere la nostra pasta. Ecco qua. E mettiamo un po' di sale anche sui nostri broccoli. Bene. Li prendiamo qui. Ciao Graziella! Farina di semola e oggi ci provo. Brava! Miscelala, eh? Fai un po' metà e metà. Ma, diciamo per la pasta verde 3/4 di semola e 1/4 di farina 00. Che peccato, un po' lontano da Berna. Forse... hai ragione, hai ragione. E chi lo sa che non venga io a spasso per il mondo prima o poi. Sarebbe bello. Ecco. Oh, bene. Perfetto. Mettiamo un po' di semola così non attacca. Una sfoglia è pronta. La tagliamo. E la mettiamo qui. Così tagliamo tutte le nostre sfoglie e poi le andremo a cuocere.
Intanto vanno i nostri broccoli e la nostra salsiccia. Allora, i broccoli li ho lessati per qualche minuto, non eccessivamente. Una gita in Inghilterra magari. Adesso non ce lo fanno fare neanche potessi, ma prima o poi verrò. Ho intenzione di girare il mondo, è quello che si è prefisso a Roberta, speriamo. Ecco qua. Siamo. Grazie Raymond, molto gentile. Ok, e anche qui ci siamo. Abbiamo fatto un'altra sfoglia, la tagliamo e la mettiamo da parte. Questo fatto. Riprendiamo di qua, un po' bene. Bene, 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 anche qui. Bene. Come vi dicevo, i broccoli li ho lessati per qualche minuto, non eccessivamente. Li facciamo terminare la cottura quando li ripassiamo in padella, sennò diventano troppo cotti. Ok. Ecco qui. Accendiamo anche il forno, così si scalda, tanto si ora poco. Perfetto. Andiamo a fare le cose molto velocemente. Ora, in cucina, quando dovete fare qualcosa, organizzatevi. Che mentre una cosa va, in questo momento per esempio stanno rosolando i broccoli con la salsiccia e io nel frattempo stendo la pasta. Quindi prima ho fatto la pasta, nel frattempo che la pasta riposava mi sono dedicata ai broccoli, alla salsiccia, alla besciamella, così nel frattempo ho potuto fare altre cose. Nel frattempo in cucina è essenziale, nel frattempo state comunque attenti, non vi dimenticate quello che avete in cottura, se no bruciamo tutto. Ecco qua, siamo quasi, siamo pronti anche con il broccolo e con la salsiccia, quasi quasi, eh? Siamo quasi pronti anche con il broccoli e la salsiccia. E noi siamo pronti anche con le sfoglie. Ecco qua.
Mescoliamo sempre, non ci dimentichiamo nulla. Allenate anche il vostro olfatto, è importante, in cucina l'olfatto. Ecco qua, ed è pronta anche questa. I nostri broccoli e la nostra salsiccia sono pronti. Adesso ci spostiamo di nuovo, eh? Ok. La nostra pasta è pronta, l'acqua bolle. Prepariamo un vassoio con dei fogli di carta da forno che ci serviranno per dividere la nostra pasta in modo da non farla attaccare. Prepariamo qualche altro foglio. Grazie. Bravo. Bravissimo. Non è difficile farla sfogliare, è tutta una questione di allenamento. Poi si diventa veloci, veloci, si fa presto, presto. Ok, questa l'abbiamo preparata. E ci mettiamo la nostra sfoglia. Ecco la nostra salsiccia è pronta. Per velocizzare i passaggi, qui abbiamo la nostra besciamella, mettiamo la salsiccia direttamente nella besciamella. E la stessa cosa faremo con i broccoli. Togliamo l'aglio, così non dà fastidio. Mettiamo i nostri broccoli insieme alla besciamella. Ecco qua. Perfetto. Mescoliamo per bene. In questo modo gli ingredienti si mescoleranno perfettamente. E noi faremo in un attimo a comporre la nostra lasagna. Bene, molto profumata, eh? Ecco qua, perfetto, poi metteremo anche il formaggio, ma lasciamo un attimo stemperare, ci trasferiamo di nuovo di là e andiamo a vedere come cuociamo la nostra pasta, se no, no, beh, non fa niente, va, non fa niente, ci vediamo anche così, se no stiamo sempre a spostare. Andiamo a cuocere la pasta, senza spostarci di nuovo. La siamo in acqua bollente, come viene a galla, la scoliamo. Ci vuole poco poco tempo, eh? Sempre il nostro attrezzino. Ecco qua. Prendiamo il nostro vassoio. Mescoliamo la nostra pasta. Nell'acqua fredda in modo che la possiamo freddare per benino. Abbiamo visto anche l'altra volta, la scoliamo, la prendiamo dal, eccola qua, l'abbiamo scolata dall'acqua calda. L'abbiamo messa in una pentola con dell'acqua fredda. In questo modo
la freddiamo, blocchiamo la cottura e riusciamo a gestirla. Ecco fatto. Ci mettete un pochino di olio in modo che non si attacca e possiamo proseguire. Continuiamo. Adesso cuociamo quella che ci occorre. Eccoci qui. Ci siamo quasi, 2 minuti, così la componiamo subito. Eccola qua. Abbiamo la nostra teglia, l'abbiamo già imburrata. Ciao Angelo! E andremo a preparare. Postiamo i nostri piani, se no non ci stiamo. Per fortuna che il tavolo è potente. Ok, facciamo così. E siamo pronti qua con la nostra. Ok, eccoci. Ecco qua. Ecco la nostra sfoglia bella cotta. Quindi abbiamo già imburrato, prendiamo la sfoglia, andiamo a coprire. Ecco fatto. E poi molto semplicemente prendiamo i nostri ingredienti che abbiamo già miscelato, eccoli qua. E li stendiamo sulla nostra sfoglia. Quindi salsicce, broccoli, eccoli qua. Poi mettiamo la nostra provola grattugiata. Così. Ok. E un po' di formaggio. Chiaramente adesso è bollente, se no potete miscelare insieme anche la provola, però adesso è appena fatta la besciamella, è bollente, si scioglierebbe. Ecco qua. E procediamo. Mettiamo altri ingredienti. Ciccia, broccoli. Un po' di provola. Ecco. E formaggio. Formaggio grattugiato, quello che volete. Misto, magari pecorino, parmigiano, con altri formaggi, anche un mix, va benissimo. Ultimo strato. Abbiamo fatto una bella lasagnetta. Eccola qua, perfetto. Ancora un po' di besciamella con i nostri ingredienti. Perfetto, ancora due broccoli, bene, e ci mettiamo la provola e il formaggio, e possiamo andare in forno, qualche fiocchetto di burro e ci siamo. Ciao Sergio, ciao Angelo.
pochettino di burro. Sì. Bene. Eccola qua. È pronta per essere infornata. Bene? Quindi ci vediamo tra 20 minuti, mezz'ora. Ok? 180-200 gradi, quando è bella dorata, la nostra lasagna è pronta per essere degustata. A dopo, ciao!